per il sindaco, ovviamente li leggiamo. Presente. Dovremmo averli letti tutti, dovremmo, poi però vediamo, insomma. Allora, c'è un messaggio, dice: sono un albergatore di Sirmione, fate una promozione seria per il Lago di Garda, dice. Beh, penso che il consorzio Lago di Garda Lombardia stia lavorando bene e stia dando un'immagine importante per quanto riguarda la promozione. Dopodiché ogni comune si muove, diciamo così, un pochino a, diciamo, secondo la sua sensibilità. Noi stiamo costruendo un percorso importante di promozione turistica fatto con video e non video, anche su TV di livello nazionale, e poi stiamo cercando di predisporre una sorta di promozione tramite persone specializzate, personale specializzato, chi sa fare il suo mestiere, appunto per dare ampio respiro a quello che è il turismo, rilanciarlo in maniera importante e fare in modo che tutti coloro che arrivavano sul nostro territorio piuttosto che sul Lago di Garda ritornino a frequentare questi luoghi. Sono piuttosto fiducioso. Dopo però dipende sempre dalle scelte a livello nazionale che i nostri fenomeni riescono a fare o vogliono fare. Certo. Poi c'è un messaggio su Grillo, sicuramente sul video in cui difende il figlio, ma si rende conto il fascismo dei 5 Stelle, dice Franco. Però io non capisco tutte le volte questo discorso fascismo, non fascismo, sì. L'antifascismo, cioè quando c'era il fascismo era normale e c'è chi l'ha fatto in maniera egregia. Qui quando non si sa cosa scrivere scrivono fascismo. Grillo ha dato di matto per usare termini terra a terra. Da un lato al limite può essere comprensibile perché la famiglia è una cosa importante e molte volte in politica si scade in questo diciamo così, in questa oscenità, in questa atrocità, andare a attaccare la famiglia per ferire o per mettere in difficoltà il politico di turno o il personaggio di turno. Dopodiché parlerà la magistratura, sicuramente lo sfogo non è consono al ruolo che ricopre e nemmeno, diciamo così, il metodo che ha utilizzato, per quanto mi riguarda. Dopodiché parlerà la magistratura. Strano anche qua che dopo 2 anni siamo ancora in ballo su un'accusa di così grave, magari qualcuno si poteva pronunciare anche prima. Poi Galli dice che è meglio non avere lavoro che avere le corsie piene. Vabbè, ma Galli è un fenomeno. Galli, ve lo dico io chi è Galli. Galli è colui che ha detto che non vi preoccupate, che tanto non c'è un pericolo di diffusione, così come anche Pregliasco, che ha detto che usciremo dalla pandemia se tutto va bene tra 2 anni, che anche qua non c'è nessun pericolo di una grossa diffusione, così come anche Ilaria Capua, non lo dico io, lo dicono loro il 6 maggio. Questo qua è un report fatto a marzo, quindi ancora dicevano che non c'era febbraio o marzo, sono le loro dichiarazioni, sono qua, guardate, sono qua. E questi sono i signori che oggi chiacchierano in TV. D'altronde la pandemia deve rimanere per questi signori qua, deve essere un motivo per cui loro possono fare, tra virgolette, le prime donne, possono andare a fare le comparsate in TV, come anche il Crisantemo, il Crisanti, possono fare le comparsate, prendere il loro gettone, e più va avanti più loro hanno un'immagine forte all'interno di tutto questo. D'altronde finché li lasciano parlare, finché lasciano parlare persone che hanno detto tutto e il contrario di tutto, e va bene così. Poi, esperti di cosa? Perché se uno 5 mesi prima ti dice che non succede nulla e poi ti dice no, dovete morire di fame, cioè probabilmente non è un grande esperto. Altro messaggio, coprifuoco, e dove sono le bombe? Quelle di avere il terrore e non arrivare a fine mese, di non arrivare fino a mese magari, punto di domanda. È questo qua il discorso. Per cui appunto poi ancora Bellini, però è facile fare quelli forti con le armi, un anno fa non c'era che chiudere, ora abbiamo vaccini e plasma. No, c'erano delle scelte da fare ancora un anno fa e noi ahimè le abbiamo poste sul tavolo, non che dobbiamo essere ascoltati, però le abbiamo fatte noi da questi microfoni. Qualcuno molto più importante, molto più competente poteva anche farne delle altre. Invece l'unica soluzione è stata quella di chiudere. Poi potremmo arrivare anche ai respiratori che sono stati acquistati, che non sono conformi, né? Nel Lazio. Abbiamo acquistato dei respiratori dove non sono conformi. E questo è veramente assurdo. Grazie anche all'interessamento di D'Alema, perché anche D'Alema ha detto che si interessava di questi respiratori. È venuto fuori tutto lo scandalo, no? Però non si va a fondo di nulla. E anche qua i 350.000 tamponi, è da un anno che diciamo che dovevano partire ancora dai primi di maggio a fare 350.000 tamponi e isolare in maniera seria colui o coloro che erano diciamo così colpiti dal contagio.
e dovevamo investire sui monoclonali, sugli anticorpali, sugli anticorpi. Sentite questa, Aldo Bracca, titolare della BSP Pharmaceutical, produttore anticorpale Eli Lilly, è di Latina, da giù verso Roma, mi sembra il Lazio, va questo prodotto che viene fatto in Italia, va in tutto il mondo, ma in Italia no, perché non lo vogliono approvare. Gli studi confermano un'efficacia altissima e questo prodotto, sapete dove va? Va in Francia, in Germania, in Canada, negli Stati Uniti, in Israele, in Inghilterra, in Ungheria. In Italia non lo vogliono approvare. Per quale motivo? Allora, poi ancora, ha sentito di quegli imprenditori che hanno chiesto i ristori e non avevano bisogno, una di Mantova aveva pure avuto una crescita, sì, beh, era una revisione dei conti. Ahimè, in tutti i cesti ci sono sempre le mele marce, l'importante è trovarle e naturalmente in questo caso se la mela fisicamente frutto si butta, in questo caso siccome che diciamo così, stiamo parafrasando... Quindi bisogna sanzionarli e bisogna naturalmente togliergli quello che gli è stato dato. Poi, dopo un anno e mezzo siamo peggio di prima. Diciamo assolutamente così. Sì. Allora, poi ancora vediamo. Sotto un punto di vista sociale ed economico, assolutamente sì. Siamo al disastro completo, Ma d'altronde, signori, fate un ragionamento e fate una valutazione. C'è una volontà. È chiaro, al di là che poi questo virus è stato creato in laboratorio, non è stato creato in laboratorio, è scappato, non è scappato, anche qua ci sono testimonianze importanti che non è naturale questo virus, al di là di tutto, al di là che c'è un organismo mondiale che controlla, no, ma è chiaro un discorso, è molto semplice, almeno io lo leggo in questa maniera. Qualcuno, i poteri forti, non so, l'Italia, i nostri politici, determinate categorie, alcune lobby, in Italia vuol far sparire la manifattura, che la manifattura è quel fenomeno che crea occupazione. Noi ci dobbiamo trasformare tutti in commercianti, perché i prodotti arriveranno da qualche altra parte, il turismo naturalmente dovrà essere di egemone e di proprietà solo di grandi gruppi, perché d'altronde non ha nessun'altra spiegazione, non c'è nessun'altra spiegazione nel voler in maniera sistematica, prima con leggi fatte ad hoc, dopo colpendo con tutto quello che si poteva colpire, mettendo balzelli burocratici di tutti i tipi e di ogni stirpe. Oggi hanno questo strumento per distruggere quello che è la manifattura e quello che è il lavoro vero sul suolo italiano. Ma questo per quale motivo? Cioè, che cosa? Probabilmente fa comodo a qualcuno. Non vogliono un'Italia produttiva, non vogliono un'Italia ancora come è stata negli anni locomotiva dell'Europa. Probabilmente c'è un disegno, almeno io lo leggo in questa maniera, perché se voi vedete negli ultimi 20 anni il minimo comune denominatore è stato distruggere la manifattura, togliere le imprese che producono, che costruiscono all'interno del nostro Stato italiano. Ma questa è una volontà. Società di servizi, cooperative. Questo è il leitmotiv. Ma questo sarebbe una volontà a livello italiano o da qualcuno all'estero? Probabilmente coordinata dall'estero, che poi il livello italiano la applica, la attua. Il Made in Italy non lo voglio distruggere io, tanto per essere chiaro. Questo appunto, va bene. L'ambasciata americana, le scrivono, cerca di frenare il turismo in Italia. E poi, vabbè, esprime un aggettivo, non lo voglio ripetere, però comunque sì, è vero, è notizia di oggi, dicono attenzione alto rischio Covid, dice l'ambasciata americana nei confronti dell'Italia. È vero, l'ho letto anch'io. Lei cosa pensa di questo... Di questa cosa, anche il turismo, lei per esempio ha detto gli americani dovrebbero fare un grande esame di coscienza, perché negli ultimi 60 anni hanno influito particolarmente in maniera pesante sulla nostra politica sociale ed economica, e la stragrande maggioranza delle volte in maniera negativa. Potremmo rivangare di tutto di più, servizi segreti deviati, ingerenze di tutto e di più. Quindi gli americani probabilmente farebbero bene a occuparsi della loro storia e dei loro problemi, che poi ne avranno parecchi in futuro con Biden, visto che come è entrato ha iniziato a bombardare a destra e a manca. Certo. Poi, allora,
eccolo qua per il sindaco, gliela leggo un attimino così prendiamo una breve pausa. Per favore, mi ripeto, faccia se possibile, faccia la festa della pasta asciutta. Vedete che prima appunto si parlava del palio, no? C'era chi l'aveva scritto per dindirindina, adesso si fa il palio, quindi, visto che pare che si possano fare. Ma no? Però fa piacere che ci sia questa, diciamo che sia questo, questa voglia, questa volontà, questo essere affezionati alla nostra cultura, alla nostra tradizione, al nostro territorio. Fa molto piacere e ci rende tutti orgogliosi noi pozzolenghesi. Qua c'è un altro tema, invece, adesso torniamo a tocca a noi. Dice: ridicolo dare il pass verde a chi si è ammalato ed è guarito, quando si è visto che è possibile riprendere il Covid anche 2 o 3 volte, dice Daniele Di Lonnato. Adesso io non so se sia vero o non vero che lo puoi riprendere subito, eccetera, eccetera, non lo so. Però il pass verde che cos'è? Che cosa ne pensa? La certificazione che o hai un tampone o pare che deve ancora uscire bene, perché non lo sanno nemmeno loro cosa vogliono fare. Però se voi capite che qui entrano cani e porci, e questi ce l'hanno il pass verde, cioè uno che arriva dalla Libia, che dalla Francia, dall'Inghilterra, cioè io posso uscire anche per lavoro, meno male che possiamo uscire per lavoro. L'importante è che non stiamo più di 120 ore, posso entrare e uscire come più mi piace. L'importante è non rimanere all'estero più di 120 ore. Però se io devo andare da Pozzolengo a Peschiera, se per caso siamo due colori diversi e che siamo a 500 metri dal confine, l'uno esatto, dall'altro, ho bisogno di un pass verde, che se sa mia che roba l'è, perché non si sa ancora che cos'è. Questi signori non sanno ancora cosa vogliono, tranne che, meno male, questo è già un obiettivo, dire vogliamo arrivare a 500.000 vaccini al giorno. Meno male, questo è già un obiettivo, già un primo passo. Tutto il resto, e anche qua, coloro che sono entrati in questo governo di grande respiro, governo di alleanza nazionale, sì, perché alleanza, sì, nazionale, magari evochiamo un partito, esatto, governo, sì, nazionale, l'unità, di unità nazionale, che volevano incidere, volevano portare un pensiero, volevano dare una scossa positiva. Non mi sembra che diano una grande scossa positiva, anzi mi sembra che si sono adeguati in maniera molto molto pesante. Quindi, ci siamo astenuti, questa è la parola di Salvini. Quindi, vabbè, ne prendiamo atto. Quindi anche lei non sa, cioè sa che si ipotizza di questo pass verde? Sì, no, non è che si ipotizza, lo stanno a livello europeo, dovrebbe partire dal 1° di giugno o dal 1° di luglio, non è ancora ben chiaro. Ma chi lo rilascia? Questo è interessante anche capire. E poi c'è il tema che tra una regione e l'altra, i colori diversi, c'è il pass verde. Se in un primo momento sembrava che fosse il medico di turno piuttosto che l'ospedale, piuttosto che ti certifica che l'hai passato o che hai fatto il tampone o che hai fatto il vaccino, te lo certifica. Però oppure lo mettono sulla tessera sanitaria, oppure creano un'app apposita dove un QR code tu lo vai a leggere. Ripeto, c'è una grande confusione, come è stato fatto negli ultimi 15 mesi. Allora, vediamo, abbiamo un ascoltatore in linea, vediamo chi abbiamo. Ecco, sì, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono in collegamento adesso, non lo so se l'avete già parlato. Ho sentito che ieri o l'altro ieri hanno portato 150 maghrebini a Roma. Non so se è più vicino Ciampino, Ciampino sarà dato da aereo militare. Per l'agricoltura, per raccogliere le verdure nei dintorni di Roma. Ma scusi, ma quelli che prendono il reddito di cittadinanza e prendono la cassa integrazione non possono mica fare mezza giornata a testa per raccogliere la verdura? E io glielo chiedo a lei. Allora, la domanda è chiara, dai, le faccio rispondere tramite radio, va bene? Grazie. Allora, va bene. più che chiederlo a me, dovrebbe chiederlo a chi ha istituito il reddito di cittadinanza, che poi si è visto un grandissimo plop, così come anche per molti, perché tutti i giorni abbiamo gente che prende il reddito di cittadinanza, attinge dal reddito di cittadinanza, ma non ne ha diritto, quindi è anche una grande frode, una grande truffa, tra le altre cose. Dopodiché, dei 150 magrebini che sono stati portati a Roma per raccogliere verdura, piuttosto che, sinceramente, non ne sono al corrente. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, c'è una normativa, c'è un decreto, ci sono
tutta una serie di passaggi dove i comuni possono attingere a queste liste per poi impiegarle in determinate mansioni. Certo. Che anche qua comunque bisogna passare da agenzie, non agenzie, cooperative, non cooperative, iter, non iter, regolamenti, non regolamenti, di tutto e di più. Benissimo, fermiamoci ancora un attimino con Paolo Bellini, rubrica Tocca a Noi, ci troviamo nella seconda parte del... Paolo Bellini, seconda parte della rubrica Tocca a Noi, chiedono tra l'altro, adesso facciamo una parentesi un attimino perché c'è una domanda per il sindaco, ci sono ancora contributi per noi commercianti di Pozzolengo, punto di domanda? Per quanto riguarda il comune, stiamo valutando il discorso naturalmente Tari, vedremo gli sviluppi che andremo, naturalmente la Tari, quindi tariffe, piano economico finanziario, tariffe verranno approvate entro il mese di giugno, proprio appunto per capire anche gli sviluppi di questa emergenza. Per quanto riguarda poi gli altri contributi, ripeto, i plateatici è nelle corde dell'amministrazione di toglierli completamente come denaro speso da parte dei commercianti. E per quanto riguarda le aree mercatali, anche quelle le vorremmo annullare, faremo i conti con il bilancio, dopodiché cerchiamo sempre di capire come poter sostenere tutto quello che è sia l'economia naturalmente partite IVA, sia l'economia anche delle famiglie. Certo. Allora Giulia scrive: siamo peggio dell'anno scorso, il coprifuoco introdotto a ottobre, un anno fa le regioni gialle erano più libere di oggi. Ma ripeto, non ha alcun senso che io non possa uscire da casa mia alle 10:30 di sera per fare una passeggiata, soprattutto adesso che andiamo verso le giornate che si allungano, perché ricordatevi che tra una settimana, 15 giorni, 20 giorni, inizierà a imbrunire alle 8:30, 9 di sera. Se uno va a casa dal lavoro alle 8:30, 9 e vuole rilassarsi, una passeggiata quando sono le 10 e un minuto, deve rientrare a casa, perché non è possibile, non può perché c'è questo benedetto coprifuoco. E ripeto, me lo domando ancora una volta, dove sono tutte quelle associazioni che difendono la libertà, la dignità del lavoro, la libertà dell'uomo, la libertà della persona? Dove sono? Noi il 25 aprile festeggiamo, ricordiamo la liberazione, ricordiamo che siamo stati liberati da un'egemonia, da dei dittatori, dove impedivano, tra virgolette, alcune o tutte le libertà. Noi oggi siamo in dittatura, fondamentalmente siamo in dittatura, perché la nostra libertà non è solo limitata, è stata, in alcuni casi, è stata cancellata, e non ho sentito nessuno alzare un telefono o scrivere due righe o dire due parole in questo senso. Non ho sentito nessuno. Per il sindaco c'è anche questo, il sindaco ci aiuti togliendo le tasse comunali, è arrivato anche questo. Stiamo facendo il possibile, però anche per noi non è una cosa semplice e facile. Qua non lo capisco, riesci a dirmi se ha in programma la guerra del 1859 come quella di due anni fa? Però non capisco. Sì, noi avevamo fatto qualche anno fa la rievocazione della battaglia di San Martino Solferino. Perché era iniziata una collaborazione, noi siamo soci della società San Martino Solferino, quindi noi siamo soci, partecipiamo con una quota associativa e possiamo naturalmente partecipare anche alle assemblee. Qualche anno fa ci era stato chiesto di poter partecipare alla rievocazione con un momento fatto e dedicato proprio su Pozzolengo, dopodiché non abbiamo più trovato responso dall'altra parte, ma però per noi era interessante ricordare la nostra storia e quindi abbiamo voluto continuare nel ricordare la nostra storia, anche perché in molti casi, tra virgolette, avremmo potuto tranquillamente creare l'evento o quant'altro per quanto riguarda la battaglia di San Martino Solferino, che in alcuni testi storici austriaci è ricordata come la battaglia di Pozzolengo, che poi negli ultimi anni abbiamo scoperto una battaglia nella battaglia, quella di Monte San Giovanni, quindi non una scaramuccia ma parecchi morti, perché abbiamo trovato referti poi cercando con De Beni, che Massimo De Beni, Angelo Massimo De Beni, ha fatto una ricerca storica, ha trovato documenti importantissimi dove testimoniano che da Solferino, entrando a Pozzolengo, c'è un monte, appunto Monte San Giovanni, da questa collina c'è stata una furente battaglia e da qua poi si è allargato il tutto e via via. Però noi abbiamo episodi altrettanto importanti dove nel 1630 il castello di Pozzolengo ha subito un assedio da parte degli Anzichenecchi. Esatto. Che provenivano da Mantova, avevano già distrutto buona parte della provincia, saccheggiato e distrutto buona parte della provincia di Mantova, si avvicinavano a quello che era la provincia di Brescia, perché Pozzolengo è il paese in cui, il comune in cui si entra all'interno della provincia la di Brescia, soglia, noi abbiamo resistito, i documenti storici parlano 3, 4, 5, 6 giorni,
e dopodiché abbiamo inferto parecchie perdite all'esercito, che non ha potuto proseguire nella sua furente battaglia nei confronti della provincia. Qua abbiamo avuto anche ringraziamenti dal Doge tramite Brescia, perché sapete che Brescia faceva parte appunto della Repubblica di Venezia. Allora, qua io chiedo scusa a tutti gli over 70, leggo il messaggio punto. Hanno detto che l'età media è di 81 anni per il Covid, che senso ha fermare tutti i giovani e giovanissimi di un intero paese, fermato gli over 70? Io l'ho letto. Ma era lei ben sotto i 70, era un pensiero che avevamo già espresso prima, che la campagna vaccinale doveva partire in maniera pesante dai 70 anni in su, ma molto molto pesante, e che al limite diciamo così, doveva essere un pochino rivisto quello che era il piano per quanto riguarda movimenti, non movimenti e quant'altro, dai 75 in poi, over 75, che probabilmente avrebbe fatto molto meno danni, anche perché non hanno una grande necessità di andarsene in grandi luoghi, tanto per essere chiari, e in maniera temporale piuttosto, diciamo così, piuttosto spesso, piuttosto frequente. Allora, qua cambiamo un po' argomento. Sai di cosa sono stanco? Dice: di tasse per salvare Fiat e Alitalia. Se non le sanno gestire, le vendano. Vogliamo una compagnia di bandiera, ne facciamo un'altra e Alitalia va da Ramengo, dice un ascoltatore. Sì, in questo periodo si sta parlando di Alitalia. Vabbè, abbiamo Alitalia, Ilva, non Ilva, abbiamo di tutto e di più. Allora, dopodiché potremmo parlare anche delle strategie, che sono un certo punto di vista magari possiamo anche condividere, oppure possiamo anche mettere sul tavolo alcune strategie che possono essere tra virgolette discusse e poi possono dire se va bene o se non va bene. Poi ho letto il documento rilancio di Draghi, rilancio, progetto, azioni eccetera eccetera, ma di concreto non dice niente, la fiera delle parole. Ma secondo me Draghi, al di là di Draghi, ha dei componenti nel governo che interessa, vedi Colao, gli interessa molto portare a casa quei famosi 209 miliardi per poterli spendere dagli amici degli amici, la digitalizzazione, il 5G, l'informatizzazione, il lavoro che si deve trasformare, non sarà più come prima il nostro lavoro, ci dovremo adeguare a un altro modello di lavoro, è quello che vi dicevo prima, che vogliono distruggere il prodotto, vogliono distruggere la produzione, vogliono distruggere la manifattura, quindi vedremo. Io sono molto negativo nei confronti di Colao e compagnia cantante. Allora, le altre cose, sì, deve essere approvato entro fine aprile o entro il primo maggio e non è ancora stato portato all'attenzione dei parlamentari, quindi è tutto fatto sotto banco da quei 3-4 ministri dicesi tecnici, io li chiamerei in un'altra maniera, come dicesi tecnici, compreso Colao, che era colui che doveva salvarci. Sapete quando è stato formato quella grande regia dove Colao era presidente dall'Inghilterra, da Londra? Allora, altro messaggio, ora vorrei che dicesse con onestà cosa ne pensa della Lega che promette a Renzi e Boschi milioni di voti per far cadere il governo precedente. Non l'ho capito. Cosa penso della Lega che permette? Che promette voti in cambio del far cadere il governo. Sì, c'era stata una puntata. Promette voti a chi? A Boschi e Renzi, qua diceva il messaggio. Ah. Cosa volete che penso? Però io non so che voti possa promettere a Boschi o Renzi, se li vogliono incamerare, se vogliono costruire qualcosa, questo sinceramente non lo so. E dopodiché, quello che vi ho detto, nel 2019 ha buttato per aria il governo e poi ha fatto le lacrime da coccodrillo Salvini, e poi adesso ha fatto un periodo di opposizione dicendo alcune cose, adesso dice vediamo, pensiamo, poi vogliamo incidere in maniera importante all'interno del governo, ecco perché siamo entrati, e poi si astiene. Non lo so, non è la mia filosofia questa, tanto per essere chiari, non è il mio metodo, non è un metodo che secondo me mi riconoscono nel fare politica, io posso dire solo questo. Allora, tra le altre cose, vi voglio ricordare anche che nel 2019 Giorgetti ha detto che i medici di famiglia erano inutili, quindi era meglio investire su quello che era la medicina specializzata. Guarda caso, medicina specializzata, la stragrande maggioranza dei casi è privata, guarda caso, e andando a dire che i medici di base sono completamente inutili, cosa che se non avessimo avuto ce ne accorgiamo i medici adesso di che base mancare, anzi magari averne di più e avergli dato più competenza avrebbero salvato molte più vite.
ce ne accorgiamo adesso che cominciano a mancare, ci sono tanti, tanti comuni che sono senza medico di vedi, base. Vedi, vedi anche il bacino Pozzolengo, Sirmione e Desenzano, che è sottodotato per quanto riguarda il numero di medici di base. Esatto. Allora, si candida a sindaco a Desenzano, dicono. Ma, boh, non mi risulta. Dai, dai. Non mi risulta. Potrebbe essere un'idea adesso. Ci prometta che ce lo dice caro ascoltatore, in questa tua dichiarazione fai venire la pelle d'oca alla Lega, gli fai venire proprio gli viene l'orticaria, secondo me non dormono per almeno due o tre notti. Comunque eventualmente ce lo dice per primi. Sì, sì, non c'è nessun problema. Ho tutti i testimoni, gli ascoltatori. Dopo andiamo a tirare la giacchetta se lo dice qualcun altro prima. Allora, siamo arrivati al momento del suonare la campana, eh? Andiamo a suonare la campana. Per chi suona la campana? Per chi suona la campana? Suoniamola, a chi? Ma la campana la suoniamo ancora, al ministro Speranza, ad Alema, all'OMS, perché dalle testimonianze che si sono raccolte anche da il Tempo, hanno tra le altre cose costretto le dimissioni Zambon, è stato costretto le dimissioni perché voleva, diciamo così, far risultare che il piano pandemico era completamente inadeguato, così come tante altre inesattezze. Hanno tentato e ci stanno riuscendo ad insabbiare il tutto, quindi suoniamo la campana a loro perché abbiano almeno la decenza, visto i morti che ci sono stati e visto i problemi economici che abbiamo, la distruzione sociale economica che abbiamo, quantomeno abbiano la decenza, prima cosa, di andarsene, tanto per essere chiari, secondo, di dire cosa realmente è successo. Questo è di fondamentale importanza. Dopo, vabbè, la campana la suoniamo anche a Zingaretti e ancora una volta ad Alema, dove sembra che sia stato l'intermediario per far arrivare quei famosi respiratori che poi si sono rivelati non conformi. Abbiamo speso più di 2 milioni di euro, non so quanti milioni di euro abbiamo speso, dalla Cina, guarda caso sono arrivati anche dalla Cina. Quindi anche qua credo che serva chiarezza e qualcuno dica realmente le cose come stanno e se questi respiratori hanno inciso sulla buona o sulla cattiva riuscita delle cure nei confronti dei malati. Grazie. Siamo in chiusura. Signori, grazie e buon fine settimana a tutti. Grazie Paolo Bellini.